Dopo la decisione di attivare il DASPO, in altre città della regione anche Udine chiederà di applicare lo strumento per i danneggiamenti in centro. L'112 in regione funziona, ma potrebbe migliorare, ad esempio riattivando anche il 118 in caso di affollamento delle linee, come per il maltempo. Un aiuto ai disoccupati, lavoro per 6 mesi a 11 persone, l'iniziativa di Monfalcone però è dedicata solo ai cittadini italiani. Sia al taglio dei vitalizi, il Consiglio regionale conferma le scelte prese dalla precedente giunta Serracchiani per abbassare i costi della politica. L'Udinese è prima in Serie A per correttezza ai tifosi, torna la suggestione Quagliarella, asta per Widmer e Jankto. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione serale di Udinews TV. Avete sentito i nostri titoli, fra poco tutte le notizie di giornata, anche in compagnia di Nicola Angeli. Buonasera Nicola. Buonasera Valentina. Ma subito spazio allo sport, abbiamo sentito un premio importante all'Udinese, la linea allora ad Alice Mattelloni. Buonasera Alice. Buonasera Valentina, buonasera a tutti. E sì, un premio importante per l'Udinese, il premio Fair Play. Andremo a vedere la notizia sul sito dell'Udinese fra pochissimo nel dettaglio, ma prima il consueto servizio d'apertura con le voci e le indiscrezioni di mercato. Mercato che ufficialmente si aprirà fra una settimana. Tra le voci, il nome, quello di Fabio Quagliarella. Gli altri ce li svela Maurizio Ferrari. L'ultima settimana di giugno, quella che anticipa l'apertura ufficiale del mercato della Serie A, non può che aprirsi nel segno delle tante voci che animano in entrata, in uscita, al fronte bianconero. Non è una novità allora che alla voce suggestioni estive torni di moda un nome mai banale, quello di Fabio Quagliarella. La Marcord per il classe 1983 è di quelli dal sapore dolce e la Sampdoria sembra aver deciso di lasciar partire il suo bomber, reduce da una stagione da 19 reti in campionato. Se per Quagliarella sarebbe un ritorno a 10 anni di distanza in Friuli, continuano gli affari con chi il bianconero lo veste a Torino. Dopo i nomi di Mandragora, Odero e Cerri è spuntata anche la pista Favilli, cresciuto nel suo percorso ad Ascoli rappresentando anche l'Italia a livello under. L'Udinese per il suo rinnovamento starebbe guardando anche oltre confine. Dall'Argentina arrivano indiscrezioni riguardanti l'interesse per l'estremo difensore del Racing Avellaneda Juan Musso, classe 1994, considerato tra i giovani più promettenti del suo paese. Un binario che è chiaramente legato ad eventuali cessioni al capitolo portiere, che vede le continue e insistenti manovre da Napoli per strappare Meret alla concorrenza e portarlo alla corte di Ancelotti. Aste di mercato che non si rincorrono solo per il gioiello di scuola friulana. Per Jankto l'Atalanta ha superato la concorrenza del mercato interno, ma l'occhio straniero di Arsenal e Valencia potrebbe cambiare le carte in tavola, mentre per Widmer si muove il Bologna, che deve fare i conti anche con Bournemouth e Schalke 04. Per fare esperienza invece si lavora per due prestiti giovani, quelli di Perisan e Coppolaro, per cui si sarebbero mosse rispettivamente Padova ed Avellino. Ve l'abbiamo allora anticipato nei titoli in apertura del nostro telegiornale, una grande soddisfazione per la squadra bianconera che si è infatti aggiudicata la Coppa Disciplina. L'Udinese si è infatti classificata al primo posto nella graduatoria stilata sulla base delle sanzioni disciplinari comminate dal giudice sportivo a calciatori e staff nella stagione sportiva appena conclusasi. Stesso piazzamento anche nella classifica del torneo Fair Play Gaetano Scirea, che riconosce le tifoserie più corrette della Serie A. Come vedete, primo posto insieme a Cagliari, Chievo, Verona. E a proposito di coppe e di classifica, spostiamoci sul Mondiale di Russia per vedere che cosa è successo nella giornata di oggi. Sono terminate le partite del gruppo A, hanno giocato, sono scese in campo quest'oggi Arabia Saudita e Egitto, partita terminata 2-1, Uruguay-Russia, partita invece terminata 3-0. Questa sera invece scenderanno in campo le squadre del gruppo B, giocherà infatti Iran-Portogallo e Spagna-Marocco alle ore 20. Diamo un'occhiata anche alla classifica del gruppo A, che vede in testa l'Uruguay con 9 punti, a seguire la Russia con 6, Arabia Saudita 3 e Egitto a 0 punti. Passiamo ora al basket. Quest'oggi all'Alma Arena, allenamento della nazionale azzurra in vista della sfida di giovedì contro la Croazia. Italia tra l'altro già qualificata al turno successivo di queste qualificazioni ai mondiali 2019. Per noi lì Stefano Giovanpietro, che ha raccolto le interviste dei protagonisti. Sentiamo.
Siamo al Pala Trieste, concretamente non è qui che l'Alma ha ottenuto la sua promozione in A1, ma è stato il teatro di tantissime imprese sportive che l'hanno condotta nella massima serie del basket italiano. È un Pala Trieste che si prepara ad accogliere l'Italia, lo sta già facendo, la squadra di Meo Sacchetti prepara la sfida contro la Croazia che si disputerà giovedì sera alle 20:30 proprio qui al Pala Trieste per poi volare in Olanda per le qualificazioni mondiali del 2019. Noi siamo qui per sentire un po' il polso di questa nazionale priva di molti big, ma con tanta voglia di continuare a fare bene e a impressionare. Ci stiamo allenando molto bene veramente, perché siamo un bellissimo gruppo allenato veramente in maniera ottimale, ci stiamo divertendo ma anche lavorando, stiamo sudando tanto e stiamo preparando al meglio la partita di giovedì, che sarà una partita veramente importante per noi ma anche per loro, e quindi sarà veramente una partita dura per noi di sicuro, per chiudere un girone che per adesso è andato alla grande. Una partita in cui volete continuare a divertirvi, a sorprendere contro una formazione difficile? Sì, abbiamo in testa di giocarci e di portare a casa 2 punti, perché sono fondamentali per il nostro cammino verso il mondiale. Non sappiamo che non sarà una partita facile, perché loro hanno giocatori di grande spessore, però ce la vogliamo giocare, vogliamo dire la nostra davanti anche al pubblico di Trieste. No, siamo sicuramente contenti, anche negli anni passati comunque il pubblico di Trieste ha risposto sempre positivamente, quindi ci aspettiamo anche giovedì un grande aiuto da parte loro e siamo sicuri che sarà una grande serata. La Croazia arriverà qui con tanta voglia di vincere, con appunto 3 giocatori NBA su tutti e anche un po' con il dente avvelenato. Beh, sicuramente la Croazia è sempre la Croazia, noi abbiamo fatto il nostro in Croazia, avevamo fatto 30 minuti molto bene, era un altro tipo di squadra, ma glielo ho detto subito all'inizio, è stimolante per noi avere un banco di prova per vedere che livello siamo sotto questo aspetto. Sicuramente i giocatori sono stimolati a giocare contro questi giocatori e poi la pallacanestro è bella per questo. E con queste interviste chiudiamo la prima parte di sport, ovviamente altre notizie sportive nella seconda parte, ma prima linea a voi Valentina. Grazie Alice. Allora, in apertura la cronaca con il danneggiamento al locale in via Pellicerie a Udine. Questa mattina il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha voluto fare una visita ai proprietari del negozio, del locale, insieme a mezza giunta, annunciando già la richiesta di Daspo Urbano nei confronti degli autori del fatto, che proprio oggi hanno subito il processo per direttissima. Io non voglio consolarli, voglio dimostrargli tutta la vicinanza della città, perché queste cose non devono accadere. E purtroppo nella storia dei Rom qualche volta queste cose sono accadute. È ora di smetterla con questi metodi, con questo modo di comportarsi. Io ho sentito prima il vicequestore, mi ha detto che alcuni non sono residenti in città. Allora, i non residenti in città dobbiamo dargli un bel daspo, che significa che non mettono piede più a Udine per almeno 2 anni. Questa è già una cosa che io chiederò formalmente al questore, perché venga inflitta in pratica questa. E poi speriamo la magistratura che faccia la sua parte, perché... E per i residenti invece? E per i residenti lì sarà la magistratura, perché i residenti purtroppo non possiamo allontanarli avendo la residenza qui. Però spero che i magistrati siano severi, perché è ora di finirla con queste cose, è ora di dare un segnale all'opinione pubblica, perché la gente è preoccupata, perché sanno molte volte di essere impuniti e quindi l'arroganza aumenta. Qui hanno tirato pugni, hanno tirato sgabelli, qui hanno rovinato il servizio igienico e poi fuori, sono, come si vede, vi hanno spaccato la porta d'entrata. Ho paura che magari giro l'angolo alle 4 quando chiudo e mi aspettano fuori, sinceramente, perché possono fare di tutto, non hanno nulla da perdere realmente. Hanno dimostrato di non avere un comportamento comunque normale, quello, e quindi un po' di paura ci deve essere, perché non abbiamo, cioè, neanche nella notte in cui è successo questo si è dimostrato che non eravamo sicuri.
E riguardo alla DASP, uno strumento che è già stato richiesto e anche utilizzato all'interno della nostra regione, ma anche nella capitale, Nicola. Sì, si parla impropriamente di DASP, insomma serve più per le manifestazioni sportive che per questo genere di situazioni, però se ne parla a livello italiano ha preso un po' piede, no? Visto che il linguaggio sportivo poi si riversa su quella che è la cronaca di tutti i giorni, siamo già abituati a questo. A Roma cosa succede? Che si parla di DASP per il decoro, il regolamento di polizia urbana è allo studio già da diversi anni, da quando si è insediata la giunta Raggi, e che cosa vieta il nuovo regolamento? Vieta lo stazionare dei centurioni, dei saltafila e dei bagni nelle fontane. Allora, i centurioni li conosciamo tutti, chi è andato a Roma sa di cosa si parla, insomma adesso si proponevano, non si proporranno più probabilmente per i selfie o per dare indicazioni, eccetera. I saltafila invece, Valentina, ho scoperto che esiste questa figura a Roma, che sono operatori non autorizzati di intermediazione e promozione dei tour turistici e venditori illegali di biglietti. Quindi pensate a cosa si deve anche pensare in questo senso per rendere un po' più facile la vita dei turisti. Cambiando invece argomento, parlando del numero unico delle emergenze, ci sono state delle polemiche in Italia sulla sua efficacia. Partiamo da questa notizia e poi abbiamo un approfondimento che ci riguarda più da vicino, Nicola. Sì, abbiamo un'ANSA del presidente nazionale dell'associazione 118 che dice che il numero unico, per com'è strutturato da noi in Italia, mette a rischio la vita dei pazienti. Perché? Perché dice che Bruxelles ci ha chiesto di fare questa cosa, però non c'è lo stesso livello di, diciamo, numeri di emergenza nel resto d'Europa riferiti alle forze della polizia. Quindi il nostro 112 di adesso dovrebbe essere quello che è il 118, solo che si creano troppi, quello che era il 118, solo che si creano troppi filtri e la distanza fra la presa in carico da parte dell'operatore corretto e della chiamata e la chiamata stessa si rivela di troppi minuti, e la cosa potrebbe mettere a repentaglio la vita delle persone. Esatto, si dilatano troppo i tempi per il soccorso, questo in regione, così come dicono i responsabili del servizio, non avviene per quel che ci riguarda in Friuli Venezia Giulia, però il sistema potrebbe essere migliorato, come ad esempio riattivando il 118 in caso di affollamento delle linee, come ad esempio nel momento in cui ci siano tante chiamate proprio in casi eccezionali come per le ondate di maltempo. Ma sentiamo che cosa ci hanno raccontato i responsabili del servizio. Se noi sommiamo il tempo di attesa del cittadino prima che risponda l'operatore, il tempo che viene dedicato a parlare con l'operatore, 40 secondi, e il tempo che ci vuole per inoltrare la chiamata poi all'operatore appropriato, che sia la polizia, che sia l'operatore sanitario, che sia il vigile del fuoco, che sono altri 34 secondi, arriviamo a circa 77 secondi. Questi sono i tempi che ci vogliono oggi mediamente per gestire una chiamata nel Friuli Venezia Giulia. Si fanno delle attività che non sarebbero di durata nulla se non ci fosse il 112, perché comunque una persona deve essere identificata, localizzata, va chiarita se la chiamata è una chiamata d'emergenza o non è di emergenza. E gli operatori del 112 fanno un filtro che è molto importante per far arrivare all'operatore sanitario o all'operatore delle forze dell'ordine o dei vigili del fuoco solo le chiamate che sono realmente di emergenza. Sicuramente il discorso è molto più articolato. Poi dire che in 77 secondi si possa perdere la vita umana, quello se c'è un infarto, un certo tipo di problema, sì, può succedere, ma non è che si può far arrivare in 70 secondi un'ambulanza, quello mai, è impossibile. Se questo tempo viene impiegato per una corretta localizzazione e identificazione, è un tempo che direi è congruo, nel senso che anche nelle vecchie centrali c'era bisogno di un certo tempo per fare questo, e in più adesso tutto è registrato, prima invece non lo era. È un sistema che ha notevolissimi vantaggi, però va usato nella maniera più virtuosa e ottimale possibile. Rispetto all'affiancamento del numero 112 a quello del 118, cosa ne pensa? Non è assolutamente una cosa negativa. L'ideale sarebbe, quando ci sono i picchi di chiamate per maltempo o altre cose del genere, allora mantenere la potenzialità dell'origine della chiamata, quindi per esempio le chiamate sanitarie identificate tramite il 118 e data la priorità a queste dal punto di vista sanitario,
sicuramente sarebbe una cosa utile. A proposito di emergenze, quindi sentiamo che cosa ci racconta la cronaca di quest'oggi. I vigili del fuoco di Udine sono intervenuti nel parcheggio del Santa Maria della Misericordia per la messa in sicurezza di 5 recipienti di un prodotto per la disotturazione degli scarichi. La sostanza è stata acquistata da un 75enne e dalla badante in un centro per hobbistica alla periferia nord della città. Quando l'uomo ha aperto il baule dell'auto per prendere contenitori, il tappo di chiusura di uno di questi si è sfilato e il liquido in pressione gli è schizzato addosso investendolo. Il malcapitato è stato portato al pronto soccorso, mentre i vigili del fuoco hanno constatato che il contenuto delle bottiglie era fuoriuscito, causando la fusione dei componenti in plastica interni all'auto. I carabinieri del NAS dovranno ora verificare la partita di merce in deposito nel centro vendita. Una 68enne di Pasean di Prato è stata denunciata per lesioni personali stradali gravi per aver investito due persone mentre attraversavano la strada sulle strisce a Martignacco. Entrambi i pedoni hanno riportato gravi lesioni nell'incidente. A individuare la donna responsabile dell'investimento e a formalizzare la denuncia sono stati i carabinieri della stazione di Martignacco. Mette in vendita tramite un sito internet una Golf 5 GT Sport, in tasca 200 euro di caparra e sparisce con i soldi. A cadere nel tranello architettato da un 28enne della provincia di Catanzaro è stata una 26enne di Tarvisio. La giovane sporto denuncia ai carabinieri che hanno individuato l'imbroglione. Ora l'uomo dovrà rispondere del reato di truffa. Latitante ricercato da 6 anni, un 42enne rumeno è stato individuato nel suo paese di origine grazie a un mandato di arresto europeo. L'uomo era accusato di aver commesso numerosi colpi insieme a una banda, tra cui un furto di rame nel 2012 in una ditta di Pravis Domini. A suo carico resta una pena residua di 2 anni di reclusione. Nell'ambito dei controlli alla barriera di Ugovizza, gli agenti della Polizia di Frontiera di Tarvisio hanno individuato e arrestato 2 latitanti. Si tratta di un 30enne rumeno, condannato ad Ancona per una serie di furti aggravati, e di un 47enne albanese, colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Pordenone per reati contro il patrimonio. Andiamo nell'Isontino, dove il comune di Monfalcone darà lavoro per 6 mesi a 11 disoccupati, a patto però che siano cittadini italiani. È stato presentato quest'oggi il progetto Dignità e Lavoro ai Monfalconesi. Essere disoccupati, residenti a Monfalcone da almeno 10 anni e soprattutto cittadini italiani. Questi requisiti che il Comune della Città dei Cantieri richiede per beneficiare del progetto che non a caso si chiama Dignità e Lavoro ai Monfalconesi. L'amministrazione ha stanziato 40.000 euro per dar lavoro a 11 persone per 6 mesi, con l'obiettivo comunque di allargare in un secondo tempo l'iniziativa. È un progetto diretto alle persone deboli. Abbiamo individuato una fascia, quella dal 71 al 54, la fascia di età. Riceviamo richieste da persone che sono in difficoltà sanitaria, da persone che non lavorano da tempo e che non sanno come ricollocarsi. E quindi abbiamo scelto di destinare 40.000 euro con fondi di bilancio, utilizzando una norma che ce lo consente. Apriamo 11 posizioni per persone che così potranno ritornare nel mondo lavorativo, lavorare con noi in servizi, in ambiti definiti, un periodo, quello che organizziamo, di 6 mesi, poi faremo le nostre valutazioni. Nel frattempo chiederemo anche alla Regione di poter eventualmente utilizzare i fondi di ambito anche per queste progettualità. È diretto logicamente ai residenti, cittadini italiani, che appunto rientrino per questi 6 mesi in questa fascia, siano disoccupati da almeno 6 mesi e residenti a Monfalcone in maniera ininterrotta da almeno 10 anni. Torniamo a Udine, perché si fa un gran parlare dei lavori pubblici, soprattutto per quel che riguarda le strade, le vie di comunicazione. Partiamo da una segnalazione su Facebook. Sì, lasciamo da parte per una giornata via Poscolle, via Grazzano, e ci spostiamo un po' più a est con Viale Trieste. Perché? Perché
La consigliera comunale Eleonora Meloni ha fatto un post sul suo profilo Facebook, consigliera di opposizione del Partito Democratico, facendo notare che in questi giorni sono stati completati i lavori di sistemazione, hanno fatto le strisce di Mezzaria in Viale Trieste, dimenticandosi però delle strisce pedonali. Ha documentato tutto quanto e non ci sono più i passaggi. Vedete, in questa mi faceva un po' ridere perché c'era un pedone che vorrebbe attraversare qui, si vede un pezzettino nella parte di strada non asfaltata, ma manca la striscia pedonale. Quindi abbiamo chiesto conto, adesso anticipo Valentina, ti rubo il servizio della questione al vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Michelini. Vice sindaco Michelini, siete finiti un po' nell'occhio del ciclone per questi lavori di via Grazzano, via Poscolo e le strisce pedonali di viale Trieste, come risponde? Spiace adesso dirlo, perché pensavo fosse normale correggere senza andare a vantarsi di aver corretto. In via Poscolle l'inizio dei lavori non è stato puntualizzato, è stato puntualizzato solo il fine dei lavori. La ditta poteva fare quello che voleva stante il contratto. Abbiamo concordato con la ditta in comune accordo per venire incontro che finisce quanto prima e soprattutto per evitare di spostare gli autobus fino a data da destinarsi. Su via Grazzano, grazie appunto alla buona auspicio, al buon rapporto che abbiamo con la ditta, anche se ripeto è stata scelta dalla precedente amministrazione e quant'altro, abbiamo anche lì concordato un fine dei lavori anticipato, un impegno in un certo modo, ma soprattutto anche l'aiuto nei marciapiedi laterali. Quindi l'ipotesi è sia via Grazzano che via Poscolle entro agosto? Che data ipotetica? Sì, allora via Poscolle anziché settembre arrivare ad agosto, sperando di arrivare a metà agosto, questo è auspicabile se non vengono fuori intoppi. Via Grazzano un momento prima, stiamo seguendo anche lì perché lì è un lavoro ancora un po' più complicato di via Poscolle, però mi hanno garantito che daranno il massimo e cercheranno di fare in modo di sveltire il più presto possibile. In più su Viale Trieste adesso hanno finito i lavori, recentemente, già durante le elezioni, mi sembra di capire, la segnaletica è stata posta l'altro giorno, domani farò un sopralluogo, però evidentemente anche la dirigente mi ha detto che tutto quello che hanno fatto era quello che era previsto dal contratto e dal progetto. Abbiamo iniziato con la pagina politica, allora adesso ci trasferiamo in consiglio regionale perché nella seduta di oggi è stata ricordata la figura del suo presidente Ettore Romoli, scomparso la scorsa settimana. E in un'ottica di riduzione dei costi della politica l'Assemblea ha anche approvato la norma che modifica le leggi su vitalizi e personale. Il 16 luglio ci sarà l'elezione del nuovo presidente. Razionale, ironico, dotato di grande autorevolezza e capacità di dialogo, qualità tali da renderlo apprezzato dalle varie forze politiche, anche da quelle di opposizione. Questo ritratto di Ettore Romoli, eletto presidente del Consiglio regionale, tracciato una settimana dalla sua scomparsa in apertura della seduta odierna dell'Assemblea. Senatore, deputato, assessore regionale alle finanze, presidente del CAL, nonché per due volte sindaco di Gorizia, nelle ultime consultazioni elettorali, con 1996 preferenze, è stato il consigliere regionale di Forza Italia più votato della regione. Pur sapendo di essere ammalato, aveva intrapreso questa nuova esperienza con la passione, l'impegno e la dedizione che lo avevano sempre caratterizzato. Era solito ripetere che sarebbe morto lavorando, ma il grande impegno non era per se stesso, ma per gli obiettivi che si prefiggeva, ha rimarcato Stefano Mazzolini, vicepresidente del Consiglio regionale, ricordando che a Romoli sarà dedicato il concerto che si terrà giovedì 19 luglio alla Rapacis di Medea, in occasione del centenario della conclusione della Grande Guerra. Il Consiglio regionale ha poi approvato a larga maggioranza, con 42 sì e 2 astensioni, la norma che modifica le leggi regionali riguardanti gli assegni vitalizi spettanti ai consiglieri regionali cessati dal mandato e la disciplina del personale assegnato agli uffici consigliari, prevedendo così un'ulteriore riduzione dei costi della politica. Parlando allora di politica regionale, ci sono aggiornamenti in merito a Progetto FVG. Parliamo di fenomeni della politica regionale, delle ultime elezioni, perché Progetto FVG, come sapete, nascendo da poco tempo, ha avuto un discreto successo all'interno del centrodestra. Allora che cosa fa il partito guidato da Sergio Bini? Vuole darsi una struttura, vuole diventare una vera e propria forza politica capillare, come prima o come fino a questo momento non era, e inizia il processo di strutturazione nei comuni. È stato così
costituito il comitato provvisorio che dovrà studiare il metodo tramite il quale il progetto FVG dovrà espandersi, e ci sono Emanuele Zannon, Marco Pottino, che ha un passato nella Lega, Luca Mazzaro, Giuliano Castanetto, Cristiana Gallizia, Giorgio Filaferro, Francesco Piscopo, Maurizio Del Bello, Michele Sacellini e Giorgio Cecco, un po' così formazione all'americana. Parliamo anche di lavoro, oltre 350 persone interessate, 90 imprenditori formati, di cui oltre un terzo hanno avviato una propria impresa. Sono i numeri che può vantare l'IRES grazie ai corsi dedicati all'autoimprenditorialità e dalla regione con il nuovo bando POR FESR, a disposizione 8 milioni di euro per chi vuole aprire una nuova realtà. Oggi parte una nuova avventura per aspiranti imprenditori. Che cosa mettete a disposizione? La realizzazione di corsi di formazione per aspiranti imprenditori della durata di 90 ore che partiranno dalle prossime settimane anche all'IRES di Udine. Diciamo che è un'esperienza che ormai per noi è consolidata. Lezioni che funzionano, perché poi chi effettivamente partecipa crea la sua impresa e l'impresa funziona. Ma diciamo che nell'ultima tornata di corsi di formazione imprenditoriale che abbiamo fatto, noi abbiamo formato circa una novantina di persone e più di un terzo ha avviato impresa. Queste idee come si sono concretizzate nei fatti? Hanno riguardato più che altro l'ambito del benessere, oppure attività come consulenza in ambito agrario o ancora ad esempio un negozio di articoli da regalo e giocattoli. Non c'è un vero e proprio identikit, nel senso che uomini e donne a pari merito, diciamo. E più che altro le persone sono disoccupate e quindi vogliono trovare un'alternativa alla disoccupazione. Con questo nuovo bando che opportunità ci sono per gli aspiranti imprenditori? Ottenere delle importanti risorse per sostenere i costi legati proprio all'inizio dell'attività. Andiamo quindi a finanziare non soltanto le spese legate all'avvio di impresa, quindi le spese notarili, le spese di studi di fattibilità per l'idea imprenditoriale, ma anche e soprattutto tutte quelle che sono le spese legate all'acquisto di macchinari, di attrezzature, anche di arredi. Nel passato ha funzionato, le risorse sono state spese? Abbiamo avuto 30 domande, 28 domande finanziate e abbiamo erogato più di 1.200.000 euro. In questo bando invece, sempre finanziato col POR FESR, abbiamo la disponibilità di 8.600.000 euro. E progetti finanziati si sono visti anche dalle parti di Friuli Innovazione. Sì, l'incubatore della zona di Udine Sud ha fatto un piccolo bilancio di questi anni di attività dal 2005. Dicono di aver formato 2.100 imprenditori, creato 60 imprese e più di 230 posti di lavoro. Il presidente Scarpa dice che Friuli Innovazione concretizza così un progetto di autosostenibilità e di autonomia nel reperimento delle risorse necessarie per erogare al territorio il maggior numero possibile di servizi. E adesso dalla formazione per gli imprenditori alla formazione scolastica, quasi finiti i giorni difficili della maturità. Gli studenti oggi sono stati alle prese con la terza prova scritta dell'esame di Stato. Dal prossimo anno il quizzone dovrebbe essere cancellato e sostituito da una prova in Valsi che non concorrerà al voto ma sarà determinante per l'accesso all'esame. Siamo andati a fare qualche domanda ai ragazzi del Copernico, Stellini e De Ganuti. Allora Stellini, anche lei dunque ha affrontato questo quizzone, come è andata, come lo giudica? Beh, io pensavo molto peggio, sono contenta comunque del risultato. Era un test multidisciplinare, alcune delle tematiche affrontate? Inglese, filosofia, matematica e scienze. Le domande erano fattibili secondo me, quindi penso bene, spero bene. Alla fine è più semplice di quello che pensavamo, quindi no, sono contenta, dai, abbastanza. Il Copernico, com'è andata? Sì. Beh, era difficile, come tutti, però era difficile. Che cosa è risultato particolarmente difficile? Boh, sicuramente i problemi erano la parte più difficile, i quesiti alcuni erano molto cioè uno era particolarmente facile, gli altri comunque erano difficili, secondo me. Ho finito prima, credo di aver fatto abbastanza bene comunque. Tutto sommato erano tematiche attese? Sì, abbastanza, quasi tutto, tranne scienze, dove ci sono state delle domande un po' complicate, però per il resto. A De Ganuti com'è andato questo quiz? Allora, è stato un po' più difficile di quello che si pensava. E che materie avete affrontato? Matematica, economia aziendale, francese e la seconda lingua, quindi inglese. Pensavo un po' meglio, sinceramente.
Qualche domanda spiazzante come argomento? Sì, soprattutto tedesco. Non ce l'aspettavamo così complicata. Insomma è andata, adesso un po' di riposo e poi tempo agli orali. Gli orali venerdì. In bocca al lupo. Crepi. E oggi molti studenti potrebbero essersi aiutati in qualche misura, Nicola? Sì, perché secondo quello che ci racconta il Corriere della Sera, Valentina, la terza prova, il famigerato Quizzone, che dal prossimo anno scomparirà, è la prova più copiata. Non si sa come, ma già nelle prime, diciamo già durante la prova, sono comparsi anche su Facebook, sui vari social, bigliettini, riferimenti, insomma rispetto a quelle che sono le prime due prove, quella del tema d'italiano e quella diciamo diversa a seconda del tipo di scuola che si frequenta, questa è quella un po' più pasticciata, diciamo così. Più facile forse farsi aiutare in qualche maniera. Adesso passiamo agli spettacoli con Lignano, che ha vissuto una serata da protagonista, questa volta con un altro concerto, quello dei Negramaro. Hanno ringraziato tra l'altro sui social parlando di una settimana incredibile, del sold out al Tegel, 20.000 ieri hanno potuto apprezzare il loro show. In 20.000 non si sono fatti scappare la ghiotta occasione di poter assistere alla prima tappa di Amore che torni Tour Stadi 2018. Il ciclo di concerti estivi che i Negramaro proporranno lungo tutto lo stivale e che proprio dalla spiaggia dorata della località balneare friulana hanno voluto promuovere ispirandosi ad una delle scene cult di Aldo, Giovanni e Giacomo in Tre uomini e una gamba. Melodie, testi che sono vere e proprie poesie, musica che sprigiona energia pura e onirica. Non è mancato nulla nelle due ore di spettacolo andato in scena al Tegel di Lignano, con Giuliano Sangiorgi, fresco di annuncio su Instagram della sua prima paternità, e la sua band, garanzia di qualità e raffinatezza. Si è partiti sulle note di Fino all'imbrunire, il primo estratto dall'ultimo album del gruppo salentino, composto da Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea Mariano e Andrea De Rocco. Quindi la prima volta e ancora le hit che caratterizzano lo storico dei Negramaro. Da Sei tu la mia città a Solo tre minuti, da Estate a Parliamo d'amore, fino ad arrivare ad uno dei momenti più apprezzati dal pubblico, il ricordo di Dolores O'Riordan, la leader dei Cranberries, scomparsa a gennaio attraverso il brano Senza fiato, registrato assieme nel 2007. Un concerto, quello di ieri sera, che ha certificato ancora una volta, dopo quelli di Vasco e Cremonini, il ruolo lignanese di apripista dei grandi concerti dell'estate italiana. Prossimi appuntamenti con i Casabian il 18 luglio, De Gregori il 19, Fabri Fibra il 28, Francesca Michelin il 3 agosto, Sfera e Basta il 4, Piero Pelù il 5. A queste date che ci ha raccontato David Zanirato se ne aggiunge un'altra, Nicola. Sì, invece di date diciamo marittime, rivierasche, ce n'è una di montagna. Ci spostiamo al Gilberti a Sella Neve per il concerto in alta quota, che negli anni scorsi ha ospitato artisti molto interessanti, ricordo Niccolò Fabi. Quest'anno invece c'è Dario Brunori, alias Brunori Sas, che è già stato a teatro al Giovanni da Udine questo inverno, ha registrato un sold out e sarà in acustico, preceduto da Omar Pedrini, che riproporrà il vecchio repertorio dei Timoria. Appuntamento al Gilberti, si può o camminare dandosi un po' da fare o andarci in funivia per il 5 agosto da mezzogiorno in poi. Se non sbaglio, un bellissimo concerto l'anno scorso, quello di Vinicio Capossela. Bravissima Valentina, mi ero dimenticato al di Gilberti. Vinicio Capossela. Molto apprezzato. Quindi. Torniamo allo sport, te Alice. Grazie Valentina, e noi anche in questa seconda parte apriamo con una notizia relativa all'Udinese, ma questa volta parliamo di City Camp, quindi parliamo dei più piccoli in bianconero che stanno vivendo l'avventura per questo secondo turno appunto di City Camp. Vediamo il servizio.
Eccoci qua di nuovo sui campi del Bruseschi, pronti a raccontarvi un'altra settimana di City Camp. Vi avevamo lasciati sabato con le bellissime immagini del torneo conclusivo del primo gruppo. Ora altri 150 ragazzi, bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni si sono ritrovati qua appunto nelle strutture del Udinese Calcio per questi 6 giorni all'insegna del divertimento, sempre con il pallone tra i piedi. Oggi spazio alle presentazioni, alla consegna dei materiali che i bambini vestiranno per tutta la settimana, e ora i primi giochi. La prima settimana è andata tutto bene, ci siamo divertiti, si sono divertiti i bambini. Adesso oggi anche il tempo è stato clemente, non piove più, abbiamo fatto la presentazione e adesso andiamo a vestire i bambini, poi andiamo sui campi e speriamo che sia un'altra settimana di divertimento, nella quale oltre che a divertirsi i bambini, spero che imparino qualcosa dei nostri allenatori. Mister Tavian, pronto a far nascere da questo gruppo qualche futuro opinionista di Udinews TV? No, speriamo qualche futuro calciatore per la prima squadra. Siamo qua per divertirci, loro soprattutto, ma anche noi, perché i camp dell'Udinese sono qualcosa veramente di eccezionale. Ormai sono tantissimi anni che li faccio, però il fatto che siano parecchi di loro che ritornano vuol dire che hanno un'esperienza, vivono un'esperienza veramente molto importante. Faremo un ottimo lavoro oggi, ma sicuramente anche durante tutta la settimana. Più di 400 gli sportivi ieri presenti alla Carnia Classic, 4 i percorsi previsti sul Monte Zoncolan, dove a breve andrà di scena la penultima tappa del Giro d'Italia in rosa. Per alcuni la sfida con se stessi dello scalare il Monte Zoncolan, per altri la semplice voglia di pedalare all'aria aperta. Motivazioni diverse ma accomunate dalla passione per la bicicletta per gli oltre 400 sportivi che hanno animato la domenica della Carnia Classic. 4 percorsi, dalla ciclopedalata alla prova estrema, tutti con partenza e arrivo dalla centralissima piazza 20 settembre di Tolmezzo, a conclusione di un lungo weekend ricco di appuntamenti sportivi e non. È andato benissimo, l'obiettivo è stato raggiunto, abbiamo finito questa splendida settimana di avvenimenti a Tolmezzo in questa magnifica piazza che ci è stata concessa dal Comune, siamo particolarmente soddisfatti. Non è per noi un problema avere dei numeri, non averli o averne tanti. Noi lavoriamo per il territorio, la bandiera del ciclismo del territorio è lo Zoncolan e siamo soddisfatti anche oggi. Monte Zoncolan che tra non più di 20 giorni tornerà a raccontare storie di grande ciclismo con la penultima tappa del Giro d'Italia femminile. Un nuovo colpo che porta la firma di Enzo Cainero che alla Carnia Classic ha pedalato sui 40 km del tracciato cicloturistico. E con la Carnia Classic per lo sport è tutto. Valentina, linea a voi. Grazie Alice, allora ringrazio Nicola Angeli per, grazie, Valentina, il supporto di questa sera, ringrazio voi per averci seguito, buona serata.